Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Snowtopia, sviluppato dai T42, T2, e distribuito dai Goblin Studio, con cui ho un ottimo rapporto, insomma, e spesso mi chiedono di fare dei video sui loro giochi che distribuiscono. Questo è un simulatore di impianti sciistici, cioè non come Ski Resort, qua è un gestionale, quindi costruiremo le varie piste, le varie strutture. Il gioco, non so dirvi il prezzo d'uscita, perché lo sto registrando qualche giorno prima del rilascio, che visto il 26 di gennaio, lo vedrete il giorno del rilascio quando scadrà l'embargo, ed è il motivo per cui questa settimana pubblicherò di martedì alle ore 15. Il gioco resterà in Early Access per 1-2 anni, la cosa sorprendente è che è già in italiano ora. Ovviamente ci saranno nuove aggiunte, nuovi effetti grafici, nuove animazioni, hanno già promesso tante cose. L'unica cosa, valutate, non so dirvi il prezzo di adesso, però calcolate che il prezzo di adesso è sicuramente inferiore rispetto a quello che sarà il gioco una volta ultimato. Iniziamo una nuova partita, qua abbiamo varie cose, varie scenari da cui iniziare, e quindi dobbiamo, insomma, scegliamo il più semplice. E ho deciso, dato che ci ho già giochicchiato un pochino, ma non troppo, voglio farlo con voi qua. Allora, un inizio. Cosa ci fai qui fuori in mezzo a nulla? Hai perso la strada, non c'è nient'altro che neve qui intorno, a parte me ovviamente. Mi piace iniziare la giornata con una bella passeggiata tonificante nell'aria gelida. Ah, vorresti costruire la tua stazione sciistica dei sogni, insomma, in questo caso sei nel posto giusto. Ok, non ci guida tantissimo il tutorial, in pratica con Buzz ci muoviamo, con la rotellina zoomiamo, tenendo premuta la rotellina ruotiamo e poi possiamo aprire la guida di gioco, che è veramente molto utile perché ci mostra varie cose, dal posizionamento dei circuito sciistico, il capanno dei costruttori, come disegnare le piste, le abilità sugli sci e preferenze degli sciatori. In pratica saliremo di livello, insomma, e andremo a sbloccare nuovi profili di sciatori. Niente, quello che dobbiamo fare ora è andare a costruire il nostro primo edificio, che è il capanno dei costruttori. Lo piazziamo qui. Il capanno dei costruttori praticamente ci permetterà di costruire gli edifici. La cosa interessante è che si basa tutto su un sistema di volontari, perché al momento qua in alto vediamo la soddisfazione, la reputazione, ma non ho visto i soldi, quindi non lo so. Si parla di volontari in questo caso. Ora dobbiamo assegnare dei volontari, ne abbiamo alcuni, al momento ne abbiamo un totale 6 in servizio, nessuno non assegnati. Ogni tot tempo aumentano. Quindi in questo caso clicchiamo sul capanno e ne assegniamo un paio, insomma, 1-2, ne assegniamo lì. E quindi ora dobbiamo fare una sciovia e, insomma, fare l'impianto di risalita. Quindi praticamente ora l'obiettivo è quello di costruire un impianto di risalita, costruire una pista, accogliere i primi sciatori. Quindi questo è il nostro villaggetto, insomma, qua col bar e tutto. Vi dico, ho sciato 4 volte in vita mia sulla pista dei bambini, quindi io non è che sia ferratissimo in questa cosa. Comunque iniziamo magari con la prima pista, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di semplicissimo, magari qua. Allora, questa è la zona, questo è il villaggio, questa è la zona. Quindi magari iniziamo a posizionare una sciovia monoposto, mosse fisse. Quindi iniziamo magari a metterlo qua. Vediamo se è fattibile prima di tutto. Lo piazziamo lì, veniamo giù. La pendenza è troppo ripida. Allora, vediamo di metterne un'altra. Vediamo, ne creiamo una e vediamo come funziona. Ok. Troppo lungo? Non lo so, adesso magari di qua. Ne facciamo una semplice, insomma, la fa mettere qui. Pendenza è troppo ripida. No, scusami, ma allora io ne metto una qui. Ok, qua potrebbe andare. Sì, sì. Qua potrebbe andare e ora dobbiamo fare la pista. Quindi, costruisci l'impianto di salita. Vabbè, intanto stanno costruendo. Non ci sono animazioni di omini che vanno, ma c'è semplicemente una barra che si riempie, vedete? Quindi questa mi fa pensare a questa cosa, che ci sarà qualche animazione poi in futuro. Ora dobbiamo andare a fare la pista. La pista stretta, media o grande. La facciamo stretta. La facciamo partire magari da qui. E la facciamo scendere qui. Vediamo se me la fa mettere. Ok, questa è una pista molto molto semplice.
in cui tutto dovrebbe essere a questo punto collegato, vedete che intanto iniziano a lavorare e finiscono il primo lavoro. All'inizio pensavo che le piste fossero da fare a tratti, cioè un punto, ma in realtà no, perché ogni pista viene classificata, vedete sull'elenco delle piste, come facile, intermedia, difficile, molto difficile e anche come percepita, quindi insomma. Vabbè, ora dobbiamo aprire la cosa. Nessun volontario segnato, io segno un volontario, vedete che gli impianti adesso iniziano ad accendersi. Ed è tutto connesso e gli sciatori arrivano. Non fate l'errore che ho fatto io all'inizio, dove non facevate, diciamo, comunicare la pista col villaggio, ma in realtà la zona clou è questa. Quindi adesso abbiamo gli sciatori che vanno in ordine. Fossero tutti così. Adesso vedete che intanto vanno, vedete che non c'è personale che vi dà una mano, insomma è tutto molto schematizzato, ma mi fa ben sperare perché comunque questi sono sviluppatori che i giochi li portano avanti, soprattutto il distributore, quindi calcolando che ho scaricato il gioco e ci sono già stati degli aggiornamenti, il gioco non è ancora uscito, insomma è disponibile al momento solo per chi lo ha. Diciamo a livello da portare in anteprima con un video. Allora, adesso l'obiettivo da fare ora è selezionare uno sciatore. Ah, il primo sta già andando giù. Non ci credo, sono già arrivati i primi sciatori nella sua stazione. Guarda l'infila per l'impianto, salgono su e poi whoosh, sfrecciano giù. Ce ne sono alcuni davvero pessimi, tipo io. Persino io so sciare meglio di così. Comunque ora devo andare, un'improvvisa voglia di scendere in pista. Ok, ho selezionato uno sciatore, ma non mi ha dato. Ok, forza, goditi il momento con una pista, un impianto di risalita e gli sci a piedi. Ai piedi cosa potrebbe mai rovinare la giornata? Beh, te lo dico io, la paura, ecco cosa. Se non mi riempio di adrenalina mi annoio. Andiamo a sciare, dicevano. Sarà così divertente, dicevano. È troppo chiedere delle piste adatte al nostro livello? In questa fase della partita gli sciatori iniziarono a cercare una sfida, cioè delle piste adatte alle loro capacità, ma non troppo difficili. Durante la costruzione fai attenzione a quanto sono ripide le piste e cerca di renderle più uniformi possibili. Sì, perché questo, lo sciatore che ho scelto, vedete che se vado a prenderlo, mi dà dei parametri. L'abilità sugli sci è un intermedio. Giorni rimasti 8, fa la settimana bianca. Ok, soddisfazione, sfida. Sta perdendo un po' di sfida. Non è un granché sta pista. Questa faccio anch'io, una pista per bambini. E va bene. Ambiente, sicurezza, insomma, tutto quello che gli piace. Sono più veloce della luce, premimi se ci riesci. Questo è il classico. Poi è su una pista verde, è su una sciovia. Insomma, è quello che scusate, è quello che fa ogni gioco. Punta la visuale verso lo sciatore. Voglio vedere lo sciatore che è qui. Punto la visuale così. Ok, dobbiamo costruire una pista azzurra. Che cacchio, non so io come si fa una pista azzurra. Allora, intanto vi faccio vedere, vedete le piste? Sono piste intermedie le azzurre, ok, rossa e nera. Allora, praticamente ne abbiamo una pista aperta, segnaletica. C'è proprio il segnale, difficoltà percepita è questa. Devo capire come si fa a impostare la difficoltà. Ah, segnaletica, posso cambiarla? No, no, ma è giusto, giusto così. Devo fare una pista con una difficoltà maggiore ora. No, non mi piace il fatto che non ci siano soldi al momento, ma ci sta, insomma. Adesso voglio fare un impianto di risalita che va da qui. Se già avevi posto mouse fisse, no, facciamo una cosa così. Allora, mettiamo qua, vedete che me lo tiene parallelo, quindi mi fa una zona d'accesso. La pendenza è troppo ripida. Ma non funziona, cioè, è troppo ripida. Mannaggia. Non va. Studiamoci un attimo. Allora, facciamo di qua, che non è troppo ripida, sembra. Qui. Ok. E dovrò sviluppare, adesso poi vi faccio vedere anche il menu della ricerca. Facciamola qui. Qui me la lascia fare. Ok. Molto bene. Costruitela, poi facciamo una pista media. Beh, lasciamogli costruire prima l'impianto. Allora, faccio vedere, le piste sono tre, media, cioè stretta, media, grande, due impianti di risalita al momento, vari edifici, capanno del guardapiste, hangar dei battipiste, officina dei meccanici e laboratorio, servizi, chiosco e cibo ad alta quota. Poi, guardando qua, vedete, disegnare le piste ci spiega come fare.
Ah, si possono fare con clic intermedi, ok, abilità sugli sci. Allora, edifici di servizio, ci spiega riparare gli impianti, vedete che avremo modo poi di andare a fare manutenzione delle piste e di tutto il resto. Poi abbiamo qua il pannello della ricerca che al momento è diviso in scusate, qua. Modello di palo leggero, mossa reattiva al carico, poi si va avanti, se ne fanno veramente tante, si sbloccheranno, motore ibrido, sistema di ammortizzazioni, chissà che cavolo è sta roba. Mossa reattiva al carico, tensione regolabile, molle antisobbalzo, cioè ci sono tante cose, la manutenzione con i fari pneumatici da neve, insomma, tutte le altre cose, quindi è molto figo. Perché è chiuso? Che succede? Ah, sì, sono pirla. È questa che è chiusa, per forza. Devo fare una pista media ora. Vediamo un attimo se riusciamo a farla. Allora, la pista tecnicamente la faccio arrivare qui perché qua non c'è il capanno, quindi non riusciamo. Allora, se io faccio qui, scusa, faccio clic intermedi, posso? Non puoi costruire una pista in salita. No, falla partire da qua allora. Ok, vediamo se funziona. Scusa, ma faccio il click intermedi, ok, passiamo sotto, si può? È bloccata la scivolia, ma non si fisse. Ma ci passano sotto, dai! Vabbè, facciamoli arrivare qui. È bloccata la scivolia, ma non si fisse. No, allora, riposizioniamola di nuovo. Parte da qui. Parte da qui, scende di là, gira di là, gira di qua. E poi arriva qua. Arriva qua. Sì, dai, ce la fa. Ma sì, dovrebbe essere valida. Questa è una bella pista. Questa è una bella pista e la impostiamo adesso appena la costruiscono. La facciamo una pista intermedia. Quindi questa è bella grande, non è la pista pistina qua per bambini. Questi vanno. Ho velocizzato il tempo, quindi non è. Mi ricorda anche come stile grafico è un po' così low poly, un po' park architect. Ok, la pista è stata costruita. Rallentiamo il tempo, la facciamo così. Ma la percepiscono sempre come una pista base, non so, diamogli un volontario. Mannaggia, sì, questa me la dà pista blu, vediamo i primi sciatori cosa dicono. Sempre che arrivi qualcuno, perché sono tutti di là. Ma venite un po' anche di qua, dai. Beh, la reputazione sta salendo. Poi un'altra cosa da vedere c'è questa, che praticamente ci dà. Non ho ancora ben capito cos'è, ma è una sorta di evoluzione per sbloccare delle altre cose, tipo nuovi profili sciatori, nuovi massimo di volontari, insomma. Quindi, eccone alcuni temerari che stanno andando a provare la pista nuova. Mi mettono in coda, voi sarete i primi. Vedete, vediamo un attimo che cosa diranno di questa pista. Attenzione, impianto in attesa di un meccanico. È rotto. Si stanno incavolando. Se io clicco qui, manutenzione richiesta, ma non ce l'ho, quindi devo fare un capanno di manutenzione. Officina dei meccanici. Sì, direi meccanici, lo mettiamo qui. Meccanico, lo mettiamo qua. Ok, dai, costruisci quello che io intanto vado a guardare i primi che scendono da queste piste e vediamo cosa ne pensano. Perché io temo che non sia una pista azzurra questa. Infatti, vediamo un attimino lui cosa pensa quando è sceso. È su una pista azzurra. Ma è contento, ma non lo so. Non so. Percepita questa. Non lo so, non è propriamente una pista difficilissima in effetti, quindi dovrei pensare magari a demolirla e rifarla, distruggila e la rifacciamo. Facciamo una pista grande. La facciamo grande. Così, che va qui. E poi va giù proprio di brutto, di botto, diventa rossa qua. No, 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 va giù e poi arriva qui.
Questa è tosta. Questa pista qui è tosta. Voglio proprio vedere adesso. Vai, 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 non cincischiare. E questi qui stanno andando su, ma non c'è la pista. Vabbè. Ok, sì, adesso ce l'abbiamo fatta. Nell'esaltante topo, questa prima vittoria potrebbe anche essere l'ultima. La sfida più difficile deve ancora arrivare, rendere felici i tuoi sciatori in modo che tornino domani. Ogni volta che tornano hanno più probabilità di unirsi ai volontari e aiutarci. Ma non ho capito che mondo è di fantasia è dove tutti aiutano come volontari. Dai retta a un vecchio lupo di montagna, gli sciatori devono riposare molto per sfruttare al massimo le piste. Chiosco di cibi d'alta quota sono un po' rustici, ma sono un ottimo posto. Mettilo sul percorso e gli sciatori in numero sufficiente, ok. Quindi, costruiamo il cibo d'alta quota, che piazziamo magari qui. Così arrivate su prima della pista difficile e la fate. Ci stanno lavorando. Bene. La pista, vediamo un attimo come è percepita questa pista qui. Sì, è giusta. Giusto così. Percepita. Sì, perché c'è questa parte qua che diciamo, nella pianificazione usciva con un colore scuro, rosso. Quindi penso sia lì. Ok, il chiosco è stato costruito? No, nessun volontario assegnato. Assegno un volontario. Ora va meglio, serve energia per sciare e va bene. Allora, mi serve il meccanico, sicurezza e la sciistica. Non c'è niente come sciare sulla neve vellutata. Dominando il maestro Zevette innevate. Sì, è bellissimo guardare le montagne dalla montagna. Ma sarebbe più rilassante se non ci fossero sciatori feriti o sparpagliati per le piste. Non senti il grido di dolore echeggiare per le valli? Guardiapiste, battipista, meccanici, mi sentivo molto più sicuro. Ok, allora dobbiamo dare un'occhiata anche ai meccanici. Scusate, 12, 5 in 12 volontari, 5 in servizio, 7 non assegnati. Poi, se qualcuno conosce l'ambiente e mi dice no, va tutto volontari, ok. Allora diamo un meccanico, così sti qua smettono di arrabbiarsi e qualcuno magari va a manutenzione in corso. Non si vede l'omino che esce, come già detto, e probabilmente non si vedrà neanche la motoslitta né altre cose. Comunque. Dobbiamo costruire guardiapiste e battipista, quindi battipista così e poi battipista, scusate, battipista e guardiapista. Piccolino questo. Ok. Costruitelo velocemente, così almeno poi. Questi non sono molto contenti perché? Che cacchio succede? Manutenzione richiesta. Eh sì. Ma stanno riparando già di là. Guarda, assumine un altro. Perché almeno. Ok, qua assumine uno. Battipista. E qua assumine uno. Ho fatto un elenco di tutti i possibili incidenti che possono creare una zona sciistica. Tra battipista, guardapiste e meccanici, il numero di cause possibili scende da 3602 a 2300. Metà. No, metà no. 60 per. Ok, va bene. Va bene, quindi ci siamo quasi, ma forse dovremmo essere un po' più ambiziosi. Gli impianti di risalita dovrebbero andare 2 volte più veloci e 2 volte più in alto. I battipista dovrebbero battere le piste. Ok, dovresti informarti sulle nuove tecnologie. Oggigiorno inventano delle cose pazzesche. Un laboratorio, un edificio unico, sì, esatto. Infatti il laboratorio era nei miei piani, quindi lo metterò. Anche se mi sono un po' incastrato qua con le cose costruibili, ma magari gli piazzo il laboratorio qui. Ok. E quindi lo costruiamo in tempi brevi. Sì, dovrebbero aver riparato perché manutenzione in corso. Non arrabbiatevi, ragazzi, capita, eh. Adesso la coda qua si smaltisce. L'importante è stare calmi. No, poi è piacevole da vedere, devo dire, molto piacevole. Ovviamente si vede che è early access perché comunque non ci sono i soldi, che non mi piace molto, ci sono questi sistemi di volontari, non credo ci sia una grande sfida al momento, però mi fa ben sperare. Assegna 2 alla ricerca, perfetto. Avvia un progetto di ricerca, quindi ricerca, bar delle zuppe, rifugio piccolo, boh, non lo so, impianti di risalita. Modello di palo leggero, sì, mi interessa questo, a dire la verità, perché vorrei andare più in alto. Quindi magari demoliremo qualcosa, andremo più in alto nella montagna, andremo magari qui, però forse in un'altra vita, perché mi sa che qui adesso abbiamo quasi finito. Infatti a breve sbloccheremo un nuovo profilo e scopriremo anche cosa serve questo pannello. Coda problematica. Mamma mia, cosa sta succedendo qua? C'è una grande affluenza e nell'altra no.
No. Ma perché non si tirano dietro sti qua? Dobbiamo andare più veloce con i meccanici? Mannaggia la pupazza. Vabbè, qua in pratica dovremmo aver sbloccato. Ok, miglioria le strutture. Chissà, forse inventeranno un impianto di risalita simile a una scivia, ma che trasporta gli sciatori in una comoda cabina. La cabinovia. Esatto. Suona proprio bene. Dovresti nominarmi i tuoi inventori i nomi ufficiali. Che ne pensi? È il volontario dell'inizio gioco. Allora, soddisfazione sciatore. La sua stazione è piuttosto carina a suo modo, ma alcuni suggerimenti perché sono speciale a modo mio. È difficile da accontentare. Ne hai 2 o 3 ore libere per parlarne? Sì, chiedo molto. Qualche pista azzurra, impianti di salita comodi e non dire di no, una bella zuppa calda. Fino a 12 profili, non so, a me non viene voglia di zuppa in sti posti, mi voglio mangiarmi un bel hot dog. Fino a 12 profili di sciatori possono visitare la stazione con tutti con esigenze diverse, prenditi il tempo per studiarli. Ok, qua non si capisce se abbiamo finito o meno. Però in pratica adesso abbiamo soltanto 3 tipi di sciatori. Però dovremmo aver ricercato qualcosa. Sì, vedete, infatti adesso abbiamo sbloccato un altro tipo di sciatore. Si è sbloccata infatti, come vedete qui, questa. E stiamo andando progredendo verso la terza. Voglio vedere i tipi di sciatori. Si è sbloccato novellini spericolati. Ok. Modello di palo leggero, abbiamo sviluppato quello. Cancello d'ingresso semplice, tensione regolabile, molla antisobbalzo. Non lo so, non lo so. Ah, perché qua sono solo cose in più. Perché poi qua si sblocca, si sblogia, si sblog. Si sblocca la seggiovia a 4 posti, morse fisse. Io voglio vedere questo. Con 3 kg meno per palo, il motore avrà più potenza. Un grande passo avanti. Praticamente abbiamo più 20 metri all'ora di velocità. Ah, ok, quindi queste sorte boh, non so cosa, ski lift, ci portano gli sciatori un po' più in alto, cioè un po' più velocemente in cima, insomma. Voglio vedere anche a livello gestionale come funziona questo, ma credo che non ci sia granché da fare, infatti è un'affluenza, un introito che non esiste al momento perché non vedo soldi. Poi bisognerà vedere il rilascio, non credo lo stravolgeranno per il rilascio, ma se no mi avrebbero detto di giocare una versione sperimentale o aspettare. Però il gioco è senz'altro interessante. Ok, sblocca la seggiovia qua. Sì, perché poi qua è bloccato, perché praticamente per raggiungere questa parte bisogna superare questa catena e penso sia necessario sbloccare questo. Infatti, sì, dovrebbe essere questo. Così qua si va avanti a sbloccare le varie cose. È interessante da giocare, ce n'è tanto. E il fatto che sia già in italiano adesso è molto più leggero da giocare. E soprattutto, se lo traducono già adesso, vuol dire che intendono portarlo avanti traducendolo volta per volta nelle varie lingue. Quindi non ho ancora trovato una parola in inglese. Quindi scusate la voce, ma sto registrando diversi video in sto periodo, quindi. Allora, l'obiettivo dice selezionare un profilo. Io se scelgo un... Ah, si è sbloccato un altro. 5 profili adesso. Abbiamo gli spazzaneve che sono io praticamente. Quello che scende da... Sì, spazzaneve. Sono io. Allora, va bene. Reputazione. Allora, siediti e danno un'occhiata ai tuoi sciatori. Sembrano tutti uguali. Così non va bene la reputazione. Deve tirare profili. Nuovi profili, ok. Va bene. Apri la schermata stazione, sblocca 6 profili, accogli 500, ottieni 3 stelle di reputazione. Abbiamo una stella e mezza neanche. Comunque abbiamo sbloccato la seggiovia a 4 posti a morse fisse, che è un pelo più grande. Adesso voglio vedere una cosa, voglio vedere se io la posiziono qui. No, devo demolire qualcosa secondo me, perché non ci stanno tutte. Io la metto qui, scusate, ma allora voglio vedere dove posso metterla. Perché posso metterla qui. Qui. Vediamo quanto mi va in alto. Troppo ripida. Ah, na 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 na. Aspetta, aspetta, aspetta. Qua facciamo una pista nera. Eccola lì. Perfetto. Questa è una gran. È un grande impianto. Ora proviamo a fare una pista grande. Che parte da. Lasciamogliela costruire prima, però. Qua facciamo una. Qua svoltiamo, demoliamo tutta sta zona qui, facciamo una pista. No, beh, ma dobbiamo tenerla. Non possiamo neanche. Potremmo
potremmo fare una pista mega galattica. No, ma non c'è sbocco qua, quindi. Però qua si può passare in mezzo, io voglio ben sperare, perché se no ci si passa, sì. Adesso voglio fare la prova. Aspettiamo che finiscano di costruire, mi sto facendo prendere. Allora. Ok, pista. Ok, e qua è nera, vedete, diventa nera, quindi direi che è proprio nera. Ok. Posso qui. Qui diventa un po' più verde. La facciamo passare di qua. E poi arrivare qui. Questa è una gran pista. Beh, col palo in mezzo. Bellissima. Voglio vedere di che tipo di pista si parla, perché per me potrebbe anche essere una nera, vista la pendenza. Però vediamo come la classificano. No, difficoltà percepita è questa. Ok, niente. Niente. È un breve tratto, forse questo qua era nera. Perché va giù proprio di brutto. Allora, adesso qua assegno un volontario. Ma magari anche due. Vediamo quanti volontari. Ce ne sono 13 non assegnati. Stanno aumentando i volontari. Però questa qua è la pista che sta andando a spaccare. Perché guardate quanta gente sta andando su 4 alla volta. Io ho preso una cosa di questo tipo solo una volta. Quando ho provato, bellissima, lo preferisco allo sci, la slitta. Le piste della slitta in Svizzera sono veramente eccezionali. Ok, vediamo un attimo come scendono. Si diverte, tipo tizio qui. Skier 596. Cosa pensi? È su una pista azzurra. Vi piace? Sì, che poi è brutto perché arrivano, si schiantano direttamente addosso al capanno, ma va bene. Però, ripeto, non so come funzionino gli impianti da sci, quindi ci sta. Allora, molto bene, molto bene. Abbiamo sbloccato nuove cose. Vediamo un attimo qua se c'è dell'altro che possiamo ricercare. Molle antisobbalzo, cancello d'ingresso semplice. Vediamo cosa fa. Velocizzare l'imbarco. No, vediamo un attimo manutenzione e servizi. Lui vuole il bar delle zuppe, lì ricerchiamo il bar delle zuppe. Poi, sul pannello qua della ricerca, qua scusate, qua stiamo andando avanti. No, dobbiamo sbloccare nuovi profili e non ne abbiamo ancora, perché di sciatori ne abbiamo. No, ne abbiamo sbloccati 6. Sì. Allora, diti avventurieri abbiamo, sulle piste nere, ma non. Non abbiamo piste nere. E tra l'altro l'ambiente non è un granché. Più che altro calcolando che siamo qui. Dovremmo fare degli impianti di risalita veramente tosti che vanno in zone impervie. Ah, ma qua ce n'è un altro. Posso costruire anche qua? Sì! Abbiamo due. E sono un pirlone io allora. Perché ho questo, ma ho anche questo di qua. Interessante. Due impianti. Sì, infatti. No, adesso mi viene in mente. La mappa dava tre ingressi. Infatti, uno e uno. E possiamo sfruttarli tutti. Sono tutti nostri. Allora, questo è un peccato. Però ricordo in Early Access. Perché avrei preferito iniziare da uno. Guadagnare dei soldi. Quindi sarà da sviluppare questo discorso dei soldi della gestione economica. Cosa cui io non posso fare a meno in un gioco del genere e poi andare ad acquistare gli altri. Cioè, è bello, senza dubbio è bello, è fatto bene per essere un early access. La lingua è tutto ottimo, la ricerca, tutto fatto bene, però mi aspetto qualcosa di aggiornamento, insomma. Bene, questo era Snowtopia, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!